Un miglioramento importante sulla tratta ferroviaria tra qui Falconara, Ancona e Roma. È un'infrastruttura fondamentale per il viaggio dei passeggeri, per il viaggio delle merci, per la famosa traiettoria Tirreno-Adriatica. Un'opera impattante sia nella quotidianità della nostra regione, ma soprattutto un'opera che oggi ci proietta in un tempo determinato, il 2026, ad essere assolutamente più competitivi come territorio. E poi con gli ulteriori miglioramenti che sono comunque in via di progettazione, che riguardano la tratta Fabriano-Foligno, porta veramente la percorribilità dalla nostra regione, dalle Marche a Roma, la capitale, in un tempo limitato, che ridà competitività, una speranza a un territorio che purtroppo, come ben sappiamo, sotto tanto i punti di vista, dal punto di vista infrastrutturale, ma soprattutto quello infrastrutturale, è penalizzato e isolato dal resto d'Italia. L'impegno della Giunta Acquaroli, per una grande determinazione del Presidente, si è messa subito al lavoro sui dossier più difficili che hanno determinato poi nei decenni passati il gap infrastrutturale che stiamo vivendo quotidianamente e potremmo vivere anche in futuro se non vi è la determinazione e la concretezza di mettere a terra finanziamenti importanti come quelli per la Orte Falconara, che abbiamo ottenuto in questi 7 mesi di tempo e di grande lavoro, per il quale ringrazio anche Rete Ferroviaria Italiana, la sua professionalità e la concretezza che si affianca a quella del Presidente Acquaroli. Stiamo parlando di 657 milioni di euro, di cui 510 milioni di euro che derivano dal Recovery Fund, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E avremo dei tratti di velocizzazione della linea, dove attualmente i treni percorrono la linea di una velocità di 150-180 km orari, verranno velocizzati a 200 km all'ora. Poi abbiamo dei tratti di veri e propri raddoppi e lo shunt di Albacina, quindi un bypass. Questa possibilità infrastrutturale porterà a far recuperare tra Falconara e Roma in alcuni casi 39 minuti i treni che percorreranno la linea, in altri per i treni incrocianti addirittura 49 minuti. È veramente un passo in avanti della nostra regione, del trasporto passeggeri, del trasporto merci nella direttrice est-ovest che ci fa entrare nel terzo millennio.